Siamo negli studi di Ask News per raccontarvi il 2015 di una struttura cruciale per la lotta contro la criminalità organizzata, la DIA, Direzione Investigativa Antimafia, una struttura nata nel 1991 come parte fondamentale dell'architettura antimafia voluta dai giudici Falcone e Borsellino. La DIA nacque subentrando all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa come una sintesi dell'azione antimafia di tutte le forze di polizia presenti sul territorio. Oggi si compone di circa 1.300 uomini e donne, 12 centri operativi e 9 sezioni distaccate per coprire l'intero territorio nazionale. Ogni 6 mesi il Ministro dell'Interno riferisce in Parlamento sull'attività svolta. Fra gli strumenti più efficaci introdotti in origine dalla legge Rognoni-La Torre dell'82 ci sono le misure di prevenzione patrimoniale, cioè sequestro e confisca dei beni acquisiti illecitamente. Togliere i beni alla mafia significa indebolirla. Restituire il loro valore alla collettività significa invece affermare la legalità sul territorio. Dal 92 ad oggi, fra sequestri e confische, la DIA è riuscita a sottrarre alla criminalità beni per oltre 25 miliardi di euro. E vediamo ora una panoramica delle principali azioni effettuate in questo campo dall'inizio del 2015. Uno strumento efficace della DIA, l'aggressione dei patrimoni accumulati illecitamente dalla criminalità organizzata. Il 2015 ha visto molte ingenti operazioni, ecco le principali. Fin dal mese di gennaio, quando la DIA a Caltanissetta ha confiscato rapporti bancari, terreni agricoli e fabbricati per 50 milioni di euro a Paolo Farinella, indagato per rapporti con Cosa Nostra Nissena, Palermitana e del Trapanese, in particolare un latifondo presso la contrada Mimiani di 300 ettari. In febbraio a Palermo la DIA sequestra appartamenti, ville e aziende per 600 milioni ai familiari di Vincenzo Rappa, morto nel 2009. Sequestrati a Palermo tra l'altro la lussuosa Villa Tagliavia, la concessionaria di Jaguar e BMW, la struttura storica di Palazzo De Seta a Piazza Calza. In aprile le indagini colpiscono il ragioniere Giuseppe Acanto con il sequestro a Villa Abate, Palermo, di un ingentissimo patrimonio, incluse ben 25 società gestite da Acanto o da terze parti, edilizia, commercio di frutta e verdura, ma anche prodotti petroliferi, circa 800 milioni. In giugno la DIA di Reggio Calabria sequestra i beni delle imprese di Rocco Musolino, defunto, fra cui 101 fabbricati, 218 appezzamenti di terreno per oltre 150 milioni. All'inizio di luglio a Palermo confiscati trust, beni immobili e mobili dei 5 fratelli Virga, che grazie a Cosa Nostra si aggiudicavano lavori e appalti pubblici nel settore dell'edilizia. Sequestro ingentissimo, oltre 1 miliardo e 600 milioni. A fine luglio la maxi operazione GEA fra Campania, Lazio e Sicilia colpisce i mercati ortofrutticoli di Giugliano e di Fondi, che erano completamente sottratti alla libera concorrenza. Gli indagati sono 40 in totale. In ottobre la DIA di Reggio Calabria confisca beni per 214 milioni agli imprenditori Pietro Siclari e Pasquale Rappoccio, in Calabria e in Lombardia, a testimonianza dell'estensione della criminalità anche verso il nord. Al riguardo, infatti, importanti colpi alle mafie sono stati assestati dalla DIA di Milano, Torino, Genova, Padova e Bologna, che complessivamente hanno portato al sequestro di beni per oltre 60 milioni e alla confisca di attività per circa 30 milioni di euro. Assicurare la legalità contro la criminalità organizzata è un impegno continuo ormai su tutto il territorio nazionale. Un impegno che si articola anche mediante la lotta al riciclaggio e al contrasto dell'infiltrazione mafiosa nei pubblici appalti. Per prevenire l'uso del sistema finanziario nel riciclaggio è fondamentale garantire un'ampia tracciabilità dei flussi monetari. Inoltre, grazie al protocollo d'intesa sottoscritto il 26 maggio scorso dal direttore della DIA e dal procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo, l'analisi delle SOS è stata integrata da un supporto informativo in grado di ottimizzare le procedure di selezione delle segnalazioni attinenti alla criminalità organizzata, anche attraverso l'attivazione di un gruppo di lavoro appositamente costituito presso la DNA. Per quanto riguarda invece il monitoraggio sugli appalti pubblici, la DIA ha uno strumento efficace nell'OCAP,
l'osservatorio sugli appalti. Attraverso l'OCAP assicura le attività di competenza del Ministero dell'Interno, inclusi gli accertamenti nei cantieri e il contrasto a inquinamenti mafiosi, le minacce, ritorsioni, infiltrazioni ed estorsioni. Per esempio, la DIA è intervenuta nell'ambito dei cantieri Expo Milano 2015, attività che fino ad oggi ha portato all'emissione di 131 interdittive antimafia nei confronti di società operanti in quell'ambito. In tale contesto, un ruolo determinante è stato assunto dal Centro Operativo di Milano come principale referente della locale prefettura. Infine, in occasione del Giubileo straordinario della Misericordia, è arrivata la stipula di un protocollo d'intesa tra la prefettura e il Comune di Roma. Questo protocollo delinea una serie di misure in cui la DIA ha un ruolo centrale contro i tentativi di infiltrazione della criminalità nel settore degli appalti pubblici connessi appunto al Giubileo. E poi naturalmente ci sono le operazioni concrete di polizia giudiziaria, quelle che vediamo al telegiornale. Ecco una carrellata delle operazioni principali eseguite nel 2015 dalla DIA. La prima maxi-operazione del 2015 ha colpito il clan Zagaria e la rete di collusioni creata con la regia dei boss della Camorra casertana tra pubblica amministrazione, politica e imprenditoria per gestire in monopolio gli appalti dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano. Custodia cautelare per 10 indagati, arresti domiciliari per altri 14. In marzo la DIA di Roma procede al sequestro di due ristoranti del centro storico, la Rotonda e Il Faciolaro, arrestando per intestazione fittizia dei beni il reale proprietario Salvatore Lania. Lania era già stato implicato nel sequestro del Caffè de Paris sull'infiltrazione nella capitale della Cosca Albaro. Ancora in marzo, con l'operazione Breccia, la DIA di Napoli esegue ordinanze di custodia cautelare per 12 esponenti apicali del clan Fabbrocino, operanti in una serie di comuni del territorio vesuviano. In maggio la DIA, in collaborazione con la Polizia di Stato, colpisce la mafia imprenditoriale di Lamezia Terme, arrestando 8 esponenti della cosca di 'Ndrangheta Iannazzo, che operava con una fitta rete di imprese nel settore edilizio. In giugno a Bari l'operazione Vrima sgomina un vasto traffico di stupefacenti gestito dalla criminalità pugliese e albanese, eseguendo 20 ordinanze di custodia cautelare. In luglio la DIA, con l'operazione Gea, oltre al sequestro delle società che controllano i mercati ortofrutticoli di Giuliano e di Fondi, arresta 20 persone indiziate di vari reati, aggravati dalla finalità di agevolare il clan Mallardo e quello dei Casalesi. Inoltre, sempre a luglio, è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di Gaspare Como, cognato di Matteo Messina Denaro, da cui sono stati sequestrati beni per circa 200.000 euro. In settembre, con l'operazione Doma, sono state arrestate 44 persone fra Caserta, Napoli, Perugia e Salerno, fra di loro commercianti e imprenditori ritenuti affiliati al clan dei Casalesi. L'operazione Doma, di fatto, decapita l'attuale cupola dei Casalesi. Infine la DIA ha fornito un determinante apporto nell'ambito dell'operazione Emilia, concretizzatasi in una vastissima attività antimafia interforze sull'intero territorio nazionale, che ha consentito complessivamente l'arresto di 117 soggetti e il sequestro di beni per oltre 200 milioni di euro. Tutto quello che vediamo la sera in TV sulla lotta alla mafia in Italia e in connessione con l'estero passa per la DIA. Il motto della DIA è Vis Unita Fortior. L'unione fa la forza. Per uno sforzo immane della DIA, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato. Possiamo dire, insomma, che la Direzione Investigativa Antimafia è un'incarnazione della legalità e dell'Italia sana.